Mi piacerebbe tanto che fosse su Troll 2, però voi vi dimenticate sempre e comunque che troveremo 11 giocatori in campo che avranno delle cattive intenzioni, e quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è portare dentro tutto quello che abbiamo. Questa è una cosa che garantisco, perché è quello che dobbiamo fare. Vediamo, mancano ancora 2 giorni alla partita, vediamo, oggi i ragazzi ancora non li ho visti, io penso che per come li conosco io, per come li ho visti in quest'anno alcuni, in questi 2 anni altri, io penso che oggi arriveranno tutti in grande forma. E perché ognuno ha le proprie idee, perché io penso che se si guardano i 2 allenatori non c'è gara. Mister Ranieri ha una storia, una carriera, bisognerebbe stare qui qualche giorno per raccontarla, e Mignani no, perché comunque il Cagliari è una squadra che l'anno scorso era in Serie A, è retrocessa l'ultima giornata e ha mantenuto tanti giocatori che l'anno scorso erano in Serie A, e viene da un percorso dove nelle ultime 18 partite ne ha persa solo una. E noi siamo una squadra neopromossa che ha dimostrato grande entusiasmo, grande continuità di prestazione, ha fatto più punti del Cagliari, però poi quando arrivi a queste finali si azzera tutto. Noi sappiamo che abbiamo di fronte un ostacolo gigante, ma la mia squadra, i miei ragazzi hanno sempre dimostrato di non aver paura di nessuno. Se ognuno di noi tornasse indietro, troverebbe sempre il modo di fare una scelta diversa, una scelta migliore, ma non si può tornare indietro, quindi ci sono delle cose che probabilmente non sono andate come avrei voluto io, ma posso dirti, non lo so, perché poi bisognerebbe pensare, ma mi vengono in mente quelle 2 partite Palermo e Perugia, una dietro l'altra, una in casa e una fuori. Ecco, quelle sono 2 partite che mi sono rimaste, che non mi sono ancora andate giù, però probabilmente dovevano andare così. Altre cose che mi dispiacciono, non essere riuscito a farmi dare tutto da tutti. So bene che qualcuno avrebbe potuto dare un contributo e probabilmente per demerito mio non è riuscito a darlo. Questi sono i dispiaceri che ha un allenatore quando arriva in fondo alla stagione, però poi alla fine quello che conta è quello che fa la squadra, e credo che la squadra fino ad oggi abbia fatto un grande percorso. E come lo gestiremo? Parto da Mike, che è un ragazzo che ho apprezzato sempre, e in particolar modo nell'ultimo periodo, perché lui si è messo a disposizione pur non essendo al 100% della sua condizione, quindi ha preferito scegliere la causa comune piuttosto che provare a mettere a posto se stesso. Questo per me è un segnale importantissimo in uno spogliatoio e in una squadra. Per quello che riguarda l'affetto e l'amore che la gente di Bari nutre per questa squadra, io forse sono l'ultimo qua dentro che può parlare, perché voi credo siate molti di Bari, io comincio a sentirmi barese, quindi stiamo vivendo un momento bellissimo. Io me ne accorgo quando vado a fare 2 passi, come esco da casa, vado a fare 2 passi, c'è gente che mi abbraccia e mi incita, e per cui percepisco veramente tutto questo entusiasmo, e mi fa piacere perché vuol dire che i ragazzi se lo sono conquistati passo dopo passo, se lo sono meritati e hanno fatto risvegliare questo amore che è un amore viscerale, che è un amore indescrivibile.
La cosa più bella sarebbe il lieto fine, però c'è da combattere altre due battaglie e la cosa più importante è che lo faremo insieme. Penso che comunque le due partite col Sud Tirol ci abbiano portato tutti un'esperienza in più, un pensiero in più. Io credo che sono sempre convinto di quello che dicevo prima al vostro collega, che non possiamo sempre solo ragionare da soli, che di fronte abbiamo sempre un avversario. È chiaro che la nostra idea non sarà quella di stare a speculare, ma come non lo è stata nemmeno a Bolzano, perché chi ha interpretato una cosa di questo genere ha sbagliato, però è anche vero che non credo che sia giusto andare all'arrembaggio quando sai che di fronte hai una squadra forte e che ti può colpire. Tu devi stare molto accorto, molto attento a non subire e molto pronto per andare a far male. Ma io credo che alla fine di una stagione, quello che la nostra squadra ha fatto sia sotto gli occhi di tutti. È una squadra che ha vinto 10 partite in trasferta in un modo o in un altro, una squadra che in casa magari non ha fatto i risultati che ha fatto in trasferta, ma non ha quasi mai subito l'avversario, comunque si è sempre giocato le sue partite alla pari. Troveremo una squadra fortissima in uno stadio infuocato, la Cagliari rappresenta una regione, io conosco benissimo quegli ambienti perché tempo fa ho lavorato nell'Olbia, l'Olbia è una società satellite del Cagliari, quindi conosco quell'ambiente, so che sarà una partita durissima, molto fisica, però noi il nostro primo obiettivo, come è sempre stato dalla prima giornata, come è stato della Coppa Italia, è se riusciamo ad andare a provare a vincere la partita. Io vedo i ragazzi vogliosi. Quando mi avete chiesto delle condizioni di Valerio, di Mike, quando hai davanti una partita, due partite così belle, io credo che stringeranno tutti i denti e quindi la stessa risposta se tu mi chiedi quando qualcuno gioca e qualcuno entra alla panchina, chi entra alla panchina entra con la stessa voglia, con la stessa forza di chi ha giocato dall'inizio, perché ormai siamo un tutt'uno, perché la squadra ormai vede il traguardo e quindi non può permettersi di non dare il 120%. Questa è l'unica certezza che io ho in questo momento. Per cui l'altra volta è andata bene, ma poi ve l'ho già detto, ve lo dico tutte le volte, per me non è un cambio che vince la partita, o due cambi che vincono la partita, è lo spirito della squadra che vince le partite. Beh, intanto allora facciamo gli auguri a Leo. Quanti anni compie? 23? 23 anni? 23 anni, tanti auguri. Ma lui è arrivato quando noi eravamo già in ritiro, si è aggregato e io onestamente lo conoscevo, ma non lo conoscevo bene. Poi nella prima parte di stagione noi abbiamo utilizzato spessissimo Mike Floruscio a metà campo, nel ruolo di mezzala, quindi il nostro centrocampo è stato molto spesso Maita Maiello Floruscio, e lui è un ragazzo eccezionale, perché è un ragazzo molto silenzioso, sotto certi aspetti introverso, però un grandissimo lavoratore, è un giocatore che ha tantissimo margine di miglioramento, che ha tutto per fare il calciatore ad alti livelli, può crescere, può migliorare. Io e il mio staff credo che qualcosina possiamo aver contribuito a farlo migliorare, però il merito è il suo, perché è un ragazzo che ogni giorno dà tutto se stesso per mettersi a disposizione mia, dei compagni, per cercare di migliorare se stesso. Adesso è un giocatore per noi importante, lo può essere dall'inizio, lo può essere a partita in corso, e siamo contentissimi di quello che ha fatto. E speriamo che queste due partite siano ancora, anche in queste due partite possa essere decisivo.
Nella conferenza stampa prepartita del Bari Cagliari tenutasi qui a Bari, Ranieri ebbe modo di dire: dobbiamo stare stretti, non hanno solo lui, riferimento a Khedira, addirittura ad un'eventuale gabbia intorno a lui, hanno giocatori che calciano bene anche dalla distanza. Ha fatto una sorta di identikit del Bari, lei ha un identikit da fare del Cagliari, chi sono i giocatori più pericolosi, come fermarli e soprattutto confermerà o meno il 4-3-3 con il sul Tirol, cioè di una Bari offensivo? Ma il Cagliari è una squadra forte, il Cagliari è una squadra che ha giocatori, partiamo da capocannoniere della Serie B, la Padula, Pavoletti, un lusso in Serie B, giocatore che ha fatto tanti anni a Serie A, Nandez, giocatore, sto facendo dei nomi, Luvumbu, un giocatore bravissimo nell'uno contro uno, che ha forza nelle gambe, centrocampisti, Rog, è stato giocatore che ha fatto la Serie A, nazionale, ma poi scendo, Goldaniga, ha fatto tanti anni la Serie A, Zappa viene da 2 anni di Serie A, hanno giovani bravi, giovani interessanti, hanno un allenatore che ha vinto uno scudetto in Inghilterra, che ha allenato il Chelsea, che ha allenato il Valle, cioè, voglio dire, qui altro che gabbia, qui bisognerebbe un carcere, ci vorrebbe per il Cagliari, però noi siamo noi e noi abbiamo dimostrato di non aver paura di nessuno e di giocarci le nostre partite, lo vogliamo fare fino alla fine, ci vogliamo arrivare al massimo delle nostre possibilità, col sorriso sulla bocca, con l'entusiasmo, e io penso che un minimo di preoccupazione lo debbano avere anche gli altri di noi. Ma fu una partita particolare perché noi andammo in svantaggio dopo 2 minuti, quindi passammo tutta la partita a rincorrerli e quindi secondo me non è stata una partita che, sì, non falsa, che secondo me non può dare le giuste indicazioni, ma quello che secondo me non può dare le giuste indicazioni è che mister Ranieri era poco che era seduto su quella panchina, adesso ha fatto un percorso diverso e ha dato una quadratura e un senso, una logica, come ha sempre fatto, alla sua squadra, e come vi dicevo prima, sono nelle ultime 18 partite ha perso solo una volta contro il Parma. Rimane una partita di calcio, rimane, mi piacerebbe, non è semplice, però mi piacerebbe, passatemi il termine, godermelo questo periodo, godermi queste 2 partite, poi quando ho delle preoccupazioni mi dico sempre di stare tranquillo, perché tanto il tempo non si ferma, quindi prima o poi ci si arriva, ma non quando Se mi vengono preoccupazioni, mi riguardo la partita di Bari su Tirol, credo che mi rimetterò tranquillo.